Quanta benzina farà? Una quarantina di euro almeno, perché insomma, poi tra l'altro il prezzo non è male qui, quindi conviene farlo il prima possibile. Anzi, sono anche in ritardo. Lei è preoccupato che possa mancare qui? Sì, nel senso che comunque più che mancare, nell'imminente no, ma che i prezzi siano veramente troppo alti. 50 euro. 50 euro, come sempre. Come sempre, però la benzina ne è meno che va dentro, vero? Ecco, è preoccupato da questo aumento? Lei usa molto la macchina. No, no, io sono pensionato e pertanto la macchina la uso il meno possibile. L'aumento però la preoccupa? Certo, preoccupa. Chi non la preoccupa l'aumento? Sicuramente. 20 euro. Sta guardando sconsolato la cifra? Sì, sì, purtroppo. Lei usa molto l'auto? Per fortuna no, però incide tanto. Hai già fatto due conti su quanto? 7-8 euro qua per pieno ogni volta. 20 euro però. Troppo cara? Sì, troppo cara, sì. Gasolio troppo alto. Per chi lavora... Lei fa gasolio quindi? Sì, per chi lavora in macchina è... un disastro. Un lavoro come rappresentante, 3.000 km al mese, costi simili potrebbero costringere a scelte difficili. Hai già fatto un calcolo di quanto le costerà? Non voglio farlo, ma lo farò, sì. Sono 50 euro in più a pieno. Insomma, sì. Se non fanno qualcosa qua è drammatico. No, lascio la macchina a casa. Prezzi che costringono i cittadini a fare bene i conti nei bilanci personali e familiari. Che cosa sta pensando di fare con l'auto? Niente. Lasciarla in garage. Brava, esattamente. Lei la usa molto la macchina? Solo per il lavoro, vorrei andare in bicicletta, ma avendo famiglia è un po' difficile.